Che cos'è la coscienza? Ecco una domanda fondamentale per chi come me si interroga sull'uomo. Cogito ergo sum, diceva Cartesio, un filosofo che non ho mai amato, perché se da un lato da lui è derivato in gran parte il dogmatismo scientifico, dall'altro però dobbiamo pur essergli grati se grazie a lui la scienza si è liberata dei vincoli e del bavaglio nei quali l'aveva costretta la visione teocratica della Chiesa. Penso, quindi sono. In quest'ottica la coscienza, in senso filosofico, è autoconsapevolezza. Mi guardo nelle varie fasi della mia vita e riconosco che per quanto il mio aspetto possa apparire ogni volta diverso, il filo conduttore che li unisce è la consapevolezza in questo stato dell'essere di chiamarmi Alberto e di avere memoria delle esperienze trascorse in sembianze diverse. Altra domanda. Coscienza e mente sono la stessa cosa? A mio modesto parere, no. La mente è il cervello in azione o, se vogliamo, il laboratorio del cervello. La coscienza è il flusso degli stati vissuti dall'io. In altri video abbiamo visto come la mente possa sintetizzarsi essa stessa nel flusso di informazioni che scorre attraverso le cellule, gli organi e gli apparati del corpo. E poiché una delle caratteristiche del nostro cervello è quello di non amare dispendi di energia, questo flusso di informazioni nella nostra fisiologia è soprattutto inconscio. La mente, così come noi la sperimentiamo, è immateriale, eppure ha un substrato fisico che si identifica tanto nel corpo quanto nel cervello. Si può anche dire che possiede un substrato non materiale, non fisico, relativo al flusso di queste informazioni. La mente, dunque, è ciò che tiene insieme la rete psicosomatica, agendo spesso al di sotto della coscienza, collegando e coordinando i sistemi principali con i relativi organi e cellule in una sinfonia di vita orchestrata con intelligenza. Mente e coscienza sono attributi dell'io. Sono le parti immateriali di un apparato materiale, sono il software che fa girare l'hardware. Mente e coscienza sono localizzati da qualche parte nel cervello? Certo, ormai lo sappiamo bene, i lobi frontali, che rappresentano da soli il 40% del cervello neocorticale, sono la sede delle funzioni più alte dell'uomo: astrazione, associazione, visualizzazione, pianificazione, libero arbitrio, potere decisionale, consapevolezza, eccetera. Sicuramente possiamo affermare che in un certo senso lì è localizzata la mente conscia, ma c'è anche la mente inconscia. E dove la cerchiamo? Parliamo allora di psiche, che le riunisce entrambe, anzi di psiche, come l'hanno definita i filosofi greci, traducibile nel suo duplice significato di anima e di farfalla. La psicosintesi dello psicologo Roberto Assagioli vede la psiche umana come una figura ovoidale galleggiante nel grande mare dell'inconscio collettivo. Il cerchio tratteggiato al centro della figura rappresenta il campo di consapevolezza. Voglio sperare che in questo momento il vostro campo di consapevolezza, amici, sia focalizzato su questo video. Se state pensando a ciò che avete fatto ieri o a ciò che farete domani, evidentemente il vostro campo di consapevolezza è concentrato altrove. Riportatelo al presente, al qui e ora. È qui che deve concentrarsi il vostro focus mentale. Tutto ciò che non appartiene al campo di consapevolezza, per Assagioli, è inconscio. È l'oceano tumultuoso nel quale sono immersi i nostri impulsi primari, le nostre abitudini, i nostri automatismi, i programmi autobloccanti, i problemi irrisolti. È la sede da cui originano spesso i nostri pensieri e stati d'animo negativi. Tuttavia, c'è tutta una zona superiore al campo dell'io che è dominio della supercoscienza, il livello dal quale provengono creatività, genialità, gli eroismi, gli slanci solidali, le illuminazioni. È qui che risiedono, dice Assagioli, allo stato potenziale le energie superiori dello spirito. Nell'osservazione della figura ovoidale che secondo il creatore della psicosintesi rappresenta la psiche umana, ci sono altri due punti degni di considerazione. Il puntino al centro del campo di consapevolezza rappresenta l'io cosciente, autoconsapevole della propria individualità. Tuttavia, l'io cosciente è soltanto un pallido riflesso dell'io quantico universale, la coscienza primaria, l'osservatore del tutto, la vera sostanza del nostro essere.
Assagioli lo descrive come una stella sulla punta dell'uovo, a metà immersa nell'ovoide psichico individuale e metà compartecipe del campo di coscienza universale o inconscio collettivo, dove esiste tutto ciò che è stato, è e sarà. Questo precisa qual è il nostro scopo evolutivo: conoscere ciò che è sconosciuto, la coscienza del sé universale. Che vuol dire tutto questo? Che l'essere umano possiede due coscienze? Una secondaria localizzata nel lobo frontale e una primaria fuori di sé? In parole più scientifiche, una coscienza locale e una coscienza non locale? Di certo un'affermazione del genere cozza contro il senso comune, il conformismo riduzionista dei dogmatici rabbrividisce. Se mente e cervello sono la stessa cosa, come può esistere una mente cosciente senza cervello e senza corpo? Non può esserci né pensiero individuale, né autocoscienza di esistere, né libero arbitrio, né elaborazioni di ciò che è percepito, né memoria, niente di niente. Certo che se sei allineato sul pensiero riduzionista, non può che essere così. Se sei un poco più aperto, segui il mio ragionamento. Sarai d'accordo nel ritenere che un infarto che provoca l'arresto cardiaco cancelli in pochi secondi qualunque attività cerebrale. Encefalogramma piatto, la coscienza è cancellata. È per questo motivo che la neurologia classica classifica la mente come epifenomeno, un effetto secondario del cervello. Peccato però che in questi ultimi anni si stanno accumulando risultanze scientifiche tali da demolire questa tesi. Gli studi più interessanti in tal senso, ci dice lo psichiatra Ermanno Paolelli, sono sicuramente quelli fatti in diverse università e reparti di terapia intensiva sparsi in tutto il mondo. Tali studi riguardano le esperienze extracorporee vissute dai pazienti rianimati dopo un arresto cardiaco più o meno prolungato. In un prossimo video esamineremo le cosiddette esperienze di premorte e gli studi in materia di illustri scienziati, grazie ai quali vedremo di dare una spallata al conformismo riduzionista della tesi mente uguale cervello.